mi sono imbattuto in costei non molto tempo fa. Vagavo tra frequenze di occhi elettrici abbandonati da tempo immemore ad angoli di vicoli, sotto porticati ammantati di ragnatele. Occhi ravvivati per qualche istante in notti temporalesche in cui le sette restituivano loro brandelli di vita artificiale. E lì, tra i frutti grigi di quei marosi elettrici, ella emerse. Una figura di corpo suadente e tremulo, un volto in lievi movenze, squassate dalle perturbazioni di un lontano fulmine. Ella era ignara di me che la spiavo attraverso quell'occhio meccanico, ignara come una donna che danza in un cimitero, scrutata dagli occhi dei morti eccitati attraverso le crepe dei loro sepolcri. Ogni notte di tempesta mi svelava di quelle carni un lembo ulteriore, e quanta era la sua bellezza. Visioni di un corpo ammagliante emergevano tra ondate di elettricità e l'ululare distante del vento. Il tuono era l'unico compagno della mia solitaria passione. Questa è la storia di quanto accadde, o almeno quello che ne rimane nella mia memoria, nei miei sogni.